di 12 anni che per poco ci ha lasciato ed era un grande appassionato di atletica, correva con le fiamme oro Padova, e noi ci prendiamo questo minuto oggi per ricordarlo. Eccole partite, ragazzo di prima media, ragazzo di categoria super forte, 2 metri per loro. Sì, adesso sono divise. Anche qui, prime tre classificate subito alle premiazioni e poi alla fine delle 6 gare riservate alle scuole medie passeremo alla premiazione degli istituti. Ragazzi, mettetevi un po' di energia, 1000 metri sono lunghi, 1000 metri sono lunghi, tenetevi ancora un po' di energia. Ricordo le scuole in gara per le secondarie di primo grado sono la Barbara Messi di Legnano, la Colle di Legnano, Carducci di San Vittorio Lona, Bombesin della Riva di Legnano, Dante Alighieri di Cerro Maggiore, le secondarie di Nerviano e l'Istituto Complessivo Manzoni di Rescaldina. Quindi nel caso riappallo a prendere un masco? Sì, Andres. Non facciamo mancare gli applausi alle ragazze che passano in questo momento attraverso la via Valloggia e adesso si arrampicano sull'argine del fiume Olona. 1000 metri per loro, 1000 metri per loro. Quindi quando si vanno nei boschi lungo la linea di Verona sarà proprio l'arrivo. Intanto incominciano a farci visita gli atleti che domani verranno vita alla 90ª edizione della 5 Murini. E riconosciamo Uoco Tadese, campione del mondo under 20 sui 3000 di Ia Tadese, 10 campioni del mondo under 20 sui 3000 siepi, poi abbiamo Levi di Terra anche lui, medaglia di mondo under 20 sui 5000, domani saranno loro assieme a Brett Graf e a Thomas Samuel i protagonisti della nostra gara. Magari li chiamiamo qui e facciamo premiare le ragazze da uno di loro. Sono venuti a visionare il percorso. Ma non distraiamo, sia con la prima ragazza di prima media che sta arrivando. Ah, non facciamoci confondere da questi campioni che sono venuti a trovarsi qui sui campi
di San Vittorio Lona oggi. Eccole qui le due ragazze, ancora spazio per una bella volata, spazio per una volata per queste due ragazze di prima media. Eccole qui, con il numero 277 si va a giudicare questa gara di prima media, bravissima, adesso recuperiamo il suo nome, molto bene, brava, 367 sprint per il terzo posto, eccola qui, si aggiudica il terzo posto la ragazza del Bovesì della Riva, mi raccomando, diamo soprattutto alle ragazze che vengono immediatamente al podio la mascherina, così almeno rimangono qui con noi, mentre le altre possiamo avviarle all'uscita dove li aspetta un buon ristoro caldo. Eccole qui, respirate, respirate, mettetevi al sole che fa anche un po' più caldo, cosa meno vi recuperate l'energia più velocemente. Ciao, ciao, buongiorno. Eccole qui, le ragazze stanno arrivando, adesso proviamo a recuperare velocemente la classifica. Le ragazze che non sono arrivate tra le prime tre possono gentilmente avviarsi verso l'uscita dove le aspetta un buon ristoro caldo, mentre le prime tre se rimangono qui vicino a noi che tra poco andiamo alle loro premiazioni. Dove? Dove crampo? Eccoci qua, eccoci qua. Dovremmo essere già pronti per le premiazioni, vediamo solamente di recuperare i nomi. Allora, c'è la premiazione. Questo signore qua che adesso mi aiuterà nelle premiazioni è il campione del mondo under 20 nei 3000 metri e il secondo arrivato con la medaglia d'argento nei 5000. Ok, allora, buon grazie. Mi dai a lui la medaglia che la mette, ok? Allora, chiamiamo come terza classificata per Bonvesin della Riva, aspettate che mi tolgo, Bonvesin della Riva di Legnano, abbiamo, oh mamma mia, mi hanno tagliato il nome, come ti chiami? Margherita, vedi, c'era solo Mar, perché il cognome è lungo un chilometro con tutto il rispetto. Allora, Margherita Palazzini De Vecchi, brava Margherita, è alta la metà di Uoscu Tadese. Ecco, bravo Uoscu, thanks Uoscu. Ok. Poi seconda per le colbe di Legnano abbiamo Carola Morelli, brava Carola. Brava
Brava Carola, e anche lei riceve la medaglia da Uofutadese. Molto bene. L'inchino anche. E poi abbiamo prima per l'Istituto Via dei Boschi, giusto, di Nerviano. Di Nerviano abbiamo Veronica Fiore. Brava Veronica. Brava Veronica. Eccola qui. Guarda che salto che mi fa, io così mi rompevo il ginocchio, mi rimaneva la rotula in mano se facevo così. Va bene, benissimo, Woku in the middle, ok, perfect, eccoci qua con la foto delle ragazze di prima media, molto bene, molto bene. Ok, allora possiamo passare alla gara dei ragazzi di prima media, thank you Woku, thank you. Magari poi ci facciamo aiutare da Nibret Melak, che è il vincitore dell'anno scorso della 5 Mulini, ma in questo momento lasciamo arrivare i fotografi nelle loro postazioni. Perfetto, ancora qualche istante e daremo il via alla gara di prima media maschile. Prima media maschile, i fotografi sono a posto, Aurora puoi dare il via, grazie.